Alessandra, adesso abbiamo qui Giancarlo Del Monte. Che cosa possiamo chiedere a un attore così professionista? Beh, a un attore così professionista gli possiamo chiedere cosa fa, cosa farà e se gli è piaciuta la sfilata. Innanzitutto se gli è piaciuta la sfilata. Innanzitutto se gli è piaciuta la sfilata, poi quello che farà è... Ce lo dice. Vai. Allora premettiamo, ecco, entriamo subito nel merito della serata. La sfilata è stata stupenda, abiti incredibili, veramente molto belli. L'artista veramente, poi mi è piaciuto proprio il connubio arte e moda, pertanto è stato molto positivo. Poi se vogliamo l'arte è anche un aspetto, diciamo, che della vita sociale, quindi di conseguenza un po' un mix di intenti intanto nella realizzazione dell'evento, in quanto poi l'aggregazione della gente che fa moda anche quello, no? Ne so qualcosa, pertanto dell'arte ne siamo dentro fino al collo, pertanto. Benissimo, allora tu invece che lavori stai preparando? Ma ora si sta preparando Don Matteo come fiction. Ho finito ora di girare un fotoromanzo, ho terminato anche il commissario Rex, ora questo poi vediamo in futuro quello che... Il problema è che io la televisione non la vedo tanto, perché purtroppo facendola non ho troppo... Ma tu che ruolo hai? Qual è il tuo ruolo, diciamo, come personaggio? Sei cattivo? Già la faccia un po' del cattivo, eh? Infatti hai preso... Sei entrato nell'argomento giusto. Ho un regista che è molto... un amico, mi vede solo nei ruoli di cattivo, tant'è vero ho fatto due film con lui, sempre il ruolo da cattivo, da perfido, da... Però e nella vita come sei? Io? Cattivo? Un cattivo buonista? Lì c'è una mia... Alessandra, la mia compagna, che forse ne potrà dirle qualcosa. Lupo per la tua carriera, ti vedrò magari e dirò... Spero. Lui, sì. Lo conosco, l'ho intervistato, sembrava cattivo, ma invece era buono. No, assolutamente. Allora, Alessandra, questa volta te lo presento io, lui si chiama Massimo Manzo, è uno scultore, hanno unito all'interno di questo contesto l'arte, perché tu sai... Esattamente, moda e arte. Benissimo. Allora, intanto una curiosità, la tua arte da dove nasce? Qual è la cultura, la tua tradizione, diciamo, che ti porta poi all'operatività? La mia è un'arte classica figurativa, quindi piano piano con il tempo ho cercato di mantenere
sempre queste opere, come tema figurativo. Infatti io sono nato come figurativo classico e poi piano piano ho cercato di modificarla, di renderla sempre integrante. E tra l'altro ho fatto anche ultimamente, è stato presentato una mia opera ai Vigili del Fuoco di Roma, alla nuova direzione generale, e tra le tante altre opere che ho realizzato in varie parti d'Italia e all'estero. Massimo Manzo, ma la tua performance, se così la possiamo definire, in linea generale, da dove nasce? Beh, questo nasce insomma da un mio stile esclusivo, diciamo originale, che, come ripeto, ho cercato di attuarla e di piano piano di modificare i suoi lati migliori dell'opera, e cercando comunque sia sempre di farne una mia opera in personale, come in genere fanno un po' tutti quanti gli artisti. Benissimo, grazie per essere stato qui con noi stasera e in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie tanto, grazie. Cosa li ispira Alessandra Del Drago? Ecco, se io dovessi, lei è un pittore, giusto? Dei figli che si chiamano, una Giorgia che è lì, e quindi il drago, San Giorgio. Ah, ecco, adesso abbiamo trovato Alessandra, ok. È vero. E invece la sua fonte di ispirazione qual è in generale? Ma io ho cominciato a dipingere, a disegnare a 5 anni. E ogni 5-6 anni mi veniva l'estro di prendere un cartoncino e fare disegni. Poi ho cominciato con gli acquerelli e poi a olio e via. L'ispirazione, ho cominciato a dipingere, ho trovato qualcosa nel figurativo, ho sempre fatto paesaggi, eccetera, eccetera. Il figurativo non l'ho mai lasciato, anche se ci sono dei quadri che dicono astratto. Verremo ad ammirare i suoi capolavori, dove per esempio? Qui. Qui ce ne sono alcuni, li abbiamo visti, alcuni, anche sì. Sfilare. Sì. Ebbene, la inseguiremo e la seguiremo con Alessandra. Certo. Domani vado a trovare un amico. Bene. Devo portare un'aquila.
Un'aquila vera? No, sul quale dipinta sempre. Io sono dalla parte del Tevere, sono laziale, quindi e gliela porto a Guido De Angelis. Ah, benissimo, ce lo saluti caramente. La saluto, grazie, buonasera.